Tristezza per la morte di Mimmo Piano, costruttore che tanto si è speso per il centro autistico di Valle Aravellino, ma anche soddisfazione per le ultime risposte avute dalle istituzioni. Conferenza stampa dell'AIPA per illustrare ai genitori la missiva che il Presidente della Repubblica ha fatto giungere in seguito alla lettera scritta da Scipione Pagliara e Luisa Spagnuolo. Il Quirinale fa sapere di aver girato le richieste alla Regione Campania, a cui spetta l'erogazione dei fondi per completare l'opera. Gli associati dell'AIPA hanno avuto l'assicurazione dal Governo Caldoro che dopo le elezioni si terrà un incontro. L'obiettivo è quello di rendere disponibili fondi già stanziati per dare una casa ai circa 800 autistici della provincia di Avellino. Noi siamo contenti di questo perché ci allarga di molto le speranze di vedere il centro terminato. E c'è da dire anche di più, che noi abbiamo avuto anche dal prefetto l'assicurazione che subito dopo le elezioni ci sarà un tavolo tecnico in prefettura con i responsabili della regione e del comune di Avellino, proprio per il centro per l'autismo di Avellino. Ci sono queste notizie rosee che noi diamo oggi nel contesto, devo dire, di una tristezza che ci ha preso per la perdita di Mimmo Piano. Ecco, questa è una cosa che ci ha rattristato molto, perché lui ci teneva moltissimo a questa struttura e la voleva vedere terminata.